Eccomi, amici, qua siamo a Voltaggio, a Genova, in Liguria, e sto andando a prendere un po' di acqua sul Foria. È l'acqua che puzza di zolfo. Qui c'è una sorgente naturale, vedete? E qua dentro già si sente l'odore in lontananza. Non c'è più? Ah, ecco perché mi sembrava strano. Questa è un'acqua controllata dal comune e ogni tanto poi si scaricano le pompe e così c'è scritto, poi vi faccio vedere, e si allenta. Mamma mia, che orrore! Come ci avviciniamo? Qui si sente subito l'odore di zolfo. Ora io me ne riempio un po' di bottiglie. Perché non sono venuta apposta, mi sono trovata per casa e non ne ho tante bottiglie. Queste erano le bottigliette di acqua che avevo nella mia borsa frigo. Ne avevo solo tre. Me la apri, Orecchitello, per favore? Tu te la riempi la borraccia? Allora, riempi perché poi si scarica le pompe. È molto leggera e c'è uno strano sapore che però dicono che subito ha questo sapore troppo forte. Poi con il tempo 10-20 minuti da quando la prendi, l'odore e il sapore si attenuano. Comunque è un'acqua molto famosa questa di Voltaggio, vengono a prenderla in tanti. Ora vi faccio vedere, dovrebbe esserci qua lo scritto in giro, vediamo. Ecco qua, vedete? Acqua, sulfure, e qui dice tutta la composizione dell'acqua. Lassù c'è anche lo scritto, ma ormai è sconsumato dal tempo, e questo è Voltaggio. È un paesino piccolino, carino, dove tanti vengono qui a prendere l'acqua sulfurea.